Salve ragazzi, è da un po' che non pubblicavo i video su metodi fisici, materia interessantissima, purtroppo per diverse ragioni non l'ho potuto fare. Adesso sto riprendendo abbastanza con maggiore precisione. Allora, questa è la lezione 2, playlist canale metodi fisici chimica organica, teoria. Perché teoria? Perché voglio parlare in questo caso dell'accoppiamento long range, perché me l'avete chiesto in tanti, e vi faccio l'esempio sulla molecola del 2-pentinolo. L'ho diviso in diverse parti questo argomento perché è importante capirlo bene e poi in un unico video sarebbe stato troppo lungo. In questa prima parte parlerò della molteplicità e della previsione dei segnali. In questo caso l'ho scritto in questa forma compatta. Qui ho messo in evidenza un idrogeno su ogni carbonio per vedere l'accoppiamento. E la molteplicità, vedremo soprattutto la regola del primo ordine, è data da n più 1 con n protoni equivalenti, ma c'è anche l'altra che possiamo sfruttare sempre considerando il primo ordine, in cui abbiamo che la molteplicità è data da n più 1 per n' più 1, in cui n con n' sono protoni non equivalenti. Andiamo a vedere questo protone. Intanto, che cos'è l'accoppiamento long range? L'accoppiamento long range è un accoppiamento un po' particolare che si verifica quando abbiamo un accoppiamento tra protoni che distano tra loro, cioè, o meglio, sono separati tra loro da almeno 4 o 5 legami. Diciamo che questo accoppiamento long range non avviene assolutamente sempre, avviene laddove ci siano, per esempio, interposti tra questi protoni dei legami pi greco, quindi potranno esserci doppi o tripli legami. A questo punto, in sostanza, l'informazione dell'accoppiamento spin-spin tra protoni che sono più distanti di una J3 possono arrivare le informazioni grazie ai segnali interposti tra loro, e questo avviene se abbiamo per esempio un triplo legame. Quindi, andando a mettere in evidenza la molteplicità del protone appunto 1, quindi scrivo M1, ok? Vediamo che questo protone ha una distanza con quest'altro protone di sostanzialmente quanti legami? 5. Quindi in sostanza sto dicendo che questa è una J5. Se non avessimo il triplo legame e l'accoppiamento tra questo protone e 1, e i protoni 1 e i protoni 4 sarebbe sostanzialmente impossibile. Quindi non avremmo un accoppiamento long range. Questo si può verificare invece grazie al fatto che è interposto anche un triplo legame. Quindi l'informazione dell'accoppiamento spin-spin tra questi protoni in sostanza viene recuperato. Quindi abbiamo che questo protone accoppia con due protoni tra loro equivalenti, e quindi sfruttando questa regola io scriverò 2 più 1 uguale 3. Quindi sto dicendo che del protone che ho nominato 1 mi aspetto che cosa? Un tripletto che avrà intensità delle linee 1, 2, 1, seguendo la regola del primo ordine. E andiamo, allora mi si potrebbe dire, ma scusa, questo protone non accoppia anche col protone alcolico? E allora no, in questo caso in sostanza stiamo dicendo che questo protone scambia velocemente, quindi praticamente non può accoppiare con questo protone. Se mettiamo delle condizioni che portano allo scambio molto lento di quel protone, a quel punto sì, avrebbe potuto accoppiare anche con quello, ma nelle condizioni classiche c'è uno scambio veloce, quindi l'accoppiamento tra questo protone e questo non c'è. E naturalmente, se ci fosse stato, sarebbe stato un protone non equivalente con questi. Avremmo dovuto utilizzare questa regola. Andiamo a vedere invece il protone 4. Quindi io scriverò M4 per capire qual è la molteplicità data da quel protone, dai vari accoppiamenti. In questo caso tenete conto che questo protone accoppia sempre con un accoppiamento long range con questi protoni, perché è sempre 1, 2, 3, 4, 5, quindi è sempre una J5. Ma attenzione che questi protoni accoppiano anche con questi tre. Ok? Quindi che cosa vorrà dire? Che io, dovendo riscrivere questa, non essendo questi protoni equivalenti con questi, io dovrò sfruttare questa regola per la molteplicità tra protoni non equivalenti. Quindi che cosa vuol dire questo? Che andrò a scrivere che questi protoni accoppiano con tre protoni, che sono questi, e
E quindi io cosa farò? Scriverò 3 più 1 per questi protoni, accoppiano anche attraverso una long range con questi protoni, quindi sono 2, quindi scriverò 2 più 1. Ora io so che 3 più 1 fa 4, per 2 più 1 che fa 3, 3, quindi in realtà io mi devo aspettare per questi protoni, per i protoni 4, un segnale suddiviso in 12 linee. Poi vedremo con diagramma d'albero quale sarà la loro intensità, perché è un diagramma d'albero molto importante. Da quello si capisce l'intensità dei vari segnali. In effetti, anticipo qualcosa dicendo che abbiamo un segnale con 12 linee e sono sostanzialmente si vanno a creare quattro tripleti, quindi abbiamo un tripleto, un altro ancora, e quindi abbiamo sostanzialmente un multipleto che è costituito da quattro tripleti, come vedremo. E con intensità delle linee di quel segnale molto molto precise. Se andiamo a scrivere poi che cosa? La molteplicità dei protoni C5. Questi accoppiano sostanzialmente con chi? Accoppiano solo con questi protoni, ok? Quindi accoppiano con questi protoni che sono naturalmente equivalenti tra loro, questi due, e sono due, e quindi scriverò 2 più 1, 3. In sostanza sto dicendo che anche da questi protoni mi aspetto, grazie a quell'accoppiamento, un tripletto che avrà sempre intensità 1, 2, 1, perché segue questa semplice regola del primo ordine, quindi l'intensità delle linee di quel segnale è ben precisa. Quindi a questo punto ci dobbiamo aspettare i due tripleti nello spettro, o un multipletto costituito da 12 linee, vedremo che sono 4 tripleti in sostanza, ravvicinanti tra loro, vedremo anche perché, e poi ci dobbiamo aspettare che cosa? Anche il segnale di che cosa? Del protone alcolico. Il protone alcolico in sostanza darà, non accoppiando con nessuno, un singoletto e cade mediamente tra 0,5 e 4 ppm, quindi è un range, diciamo così, molto largo. E riconosceremo il segnale di questo protone per il semplice fatto che sarà l'unico singoletto presente nello spettro protonico, perché avremo un tripletto, un multipletto, che in sostanza sono quattro i tripleti, e un singoletto. Quindi andando anche solo per esclusione, l'unico singoletto sarà dato da quel protone. Tenete conto che appunto è un range molto variabile quello del protone alcolico, può variare in relazione anche alla concentrazione, al variare della temperatura, ma anche al variare dello stesso solvente che noi, diciamo così, andiamo a utilizzare. Naturalmente, poi vediamo la parte 2 relativa al diagramma d'albero del protone 4, che è quello più interessante perché accoppia con protoni attraverso una G3, quindi circa 7 Hz, ma è anche attraverso una J5 al accoppiamento long range, quindi circa 2-3 Hz. Un'altra cosa che volevo dire prima di chiudere questo video è un pochino questa. Quindi ci aspettiamo 4 segnali e va bene, e potevamo anche già fare delle previsioni relativamente al posizionamento dei segnali. Per esempio, sicuramente so che questi protoni daranno un segnale che sarà quello più deschermato, visto che è adiacente a un ossigeno, vista l'elettronegatività, tenderà a deschermare la posizione appunto del segnale di questi protoni, e il più schermato in realtà risulterà questo metile, che è più distante rispetto al triplo legame e anche al gruppo H. Quindi sicuramente questo sarà il più deschermato, il più schermato, e a metà strada avremo questi protoni. E naturalmente questo protone non è facile da inserire così teoricamente, ma dobbiamo avere lo spettro a disposizione per dire la posizione corretta di quel protone. Quindi questo è quello che dobbiamo dire sulla prima parte. Nella parte 2 andremo a vedere il diagramma d'albero di questi protoni che accoppiano con protoni non equivalenti, e il quartetto di tripleti che si crea. A brevissimo, ragazzi!